Rieccoci dal Palasport di Tolmezzo, sempre su YouBasket, sempre con Matteo Consoni e Davide Galli. È arrivato il momento della seconda semifinale, quella che mette di fronte la Dinamo Gorizia di Nanut e dei Bullara e l'Humus Sacile di coach Brecciaroli, pronte a sfidarsi per raggiungere in finale quella che è stata la grande sorpresa di giornata, ossia quel Cervignano di coach Miani che ha eliminato poco fa la corazzata Casarsa. È tutto pronto, Davide? Sì, è tutto pronto, abbiamo visto prima cosa vuol dire giocarsi la gara secca e questa partita qua non sarà da meno, anzi forse sulla carta è anche più equilibrata. Coco, Federico Bullara, Roberto Bullara, Nanut e Fight, il quintetto per la Dinamo. Dal Bello, Bovolenta, Bomben, Bellinvia e Tesolin per Sacile. Bellinvia spara subito dalla lunga distanza, è la specialità della casa, non trova però il bersaglio. Allora primo possesso nelle mani della Dinamo Gorizia con Nanut contro Tesolin, trova in maniera incredibile Fight sotto canestro e questo è un po' l'antipasto offerto da Patrick Nanut. Davide? Sì, Nanut è un giocatore che sa fare tutto quanto, è completamente al di sopra di questa categoria, ma in ogni aspetto, fisico, mentale, tecnico, divisione di gioco, è uno che fa capace di fare 40 punti come ha fatto 43 contro Sacira d'andata e di far segnare ai propri compagni altrettanti punti. Nel 2009-2010 l'ultima stagione di Nanut in A Dilettanti a Fidenza, poi tre stagioni a Corno di Rosazzo e poi l'arrivo in Serie C regionale con Goriziana, Romans e Ardita Gorizia in C Gold e quest'anno invece la Dinamo Gorizia in Serie D a fare il fenomeno, Davide. E a fare il fenomeno a 24,4 punti di media con affiancandosi ai due Bullara, altri due giocatori super per la categoria. Nella settimana che ha giocato l'andata contro Sacile, in cui appunto ha messo a segno 43 punti, aveva giocato due giorni prima contro Cussignaco, se non sbaglio, mettendone 44, quindi un giocatore completamente al di sopra di ogni cosa. Eccolo qui Nanut contro Tesolin, prova un altro no look, questa volta palla rubata da parte di Bovolenta, prova a correre il numero 21, perde il controllo del corpo, non perde però il pallone e trova i due punti del pareggio. Di Bovolenta qua, ecco, questa qui è una chiave importantissima per il Sacile, quella di spingere contropiede, giocare sul ritmo, dove invece la Dinamo Gorizia chiaramente vuole abbassare e giocare coi propri talenti. Coppia giovane quella arbitrale come nella partita precedente, Colussi e Gorza impegnati in questa seconda semifinale. Bovolenta con il gancio sbagliato, allora Nanut prova a correre contro Federico Bomben, arriva il raddoppio di Bovolenta, bel passaggio di Nanut, fuori equilibrio qui Fight, difficile il controllo in frazione di passi. Sì, è difficile perché un lungo in corso di faccia passi in questo caso era proprio lanciato a canestro e non è stato in grado di mettere giù la palla, un fischio giustissimo. Bomben per Bellinvia, cercato allora dal Bello, cambio di lato per Federico Bomben, passaggio skip ancora per Bovolenta, palla dentro, deviazione di Federico Bullara, rimessa in attacco allora per Sacile, rimessa affidata alle mani di Bellinvia, 11 secondi per andare al tiro a disposizione della squadra di coach Davide Brecciaroli. Tesolin riceve con spazio da tre punti, batte Nanut, si prende il palleggio, arresto, tiro, canestro per Tesolin che si sblocca e porta avanti Sacile. Tesolin è uno di quei giocatori ritrovati da Sacile in corsa durante la stagione dopo l'operazione dell'estate e che si è fatto trovare pronto, all'andata non c'era, al ritorno è stato uno dei giocatori più importanti per l'Humus e per il successo dopo aver perso Bellinvia e l'infortunio di Bovolenta ancora di più. Provato Sacile dopo la palla recuperata a correre in transizione, il tiro di Bovolenta non ha trovato però il bersaglio, allora Federico Bullara fino in fondo, che giocatore qui, però perde un po' la maniglia col pallone, allora non arrivano i due punti. Bomben per Dal Bello contro Coco, trovato Tesolin che ci pensa un attimo, poi si prende la tripla, punti numero 3, 4 e 5 per Tesolin. Tesolin quest'anno ha iniziato a tirare molto di più da tre rispetto a durante l'anno scorso e ha iniziato ad aggiungere metri di distanza al proprio gioco.
prova ad iscriversi a referto anche Nanut da lontanissimo in faccia a Bovolenta, arriva il rimbalzo in attacco dell'espertissimo Roberto Bullara, per lui una carriera di altissimo livello in Serie A con la maglia della Viola Reggio Calabria, con la maglia della Scaligera Verona, con cui ha vinto anche una Coppa Korać. Padre di Federico Bullara, compagni di squadra quest'anno nella Dinamo. Arriva un'altra palla persa però per i goriziani, rimessa quindi per Bovolenta, terza palla persa della squadra allenata dall'accoppiata Bonetti-Malfatti. E allora andiamo a vedere questo nuovo possesso di Sacile con Bovolenta, che cambia al lato per Dalbello, palla che torna nelle mani di Bellinvia contro Bullara, difficile per Roberto Bullara tenere l'uno contro uno di Bellinvia, costringe però il numero 19 all'errore, conquista il rimbalzo e allora Gorizia con un nuovo possesso. Federico Bullara per Nanut, fallo di Bovolenta. Sì, Bovolenta in questo momento si è trovato di nuovo su Nanut e ovviamente Nanut è un giocatore che sa giocare sia da esterno che da interno ed è difficile per Bovolenta, come per chiunque, ma per un lungo a maggior ragione, marcarlo così lontano da canestro senza far fallo, farsi battere. Gorizia ha chiamato il primo time out della partita, anche perché sta avendo non poche difficoltà ad attaccare la difesa di coach Brecciarori. 6:40 da giocare, punteggio Dinamo 2, Humus Sacile 7. Andiamo a vedere le due sfide precedenti. C'è stata l'andata, la già citata partita di Nanut, in cui numero 10 della Dinamo ha letteralmente trascinato i suoi al più 15 finale, 99-84, 43 per lui. Ottima partita anche per Federico Bullara, quota 15, mentre al ritorno Sacile è riuscita ad approfittare dell'assenza dello stesso Nanut per vincere. Sacile, che era addirittura sopra di 27 lunghezze nel secondo quarto, poi ha rischiato di complicarsi la vita. Federico Bullara aveva trovato il canestro del sorpasso nell'ultimo minuto, alla fine in qualche modo con una tripla fondamentale di Chiesurin l'Humus ha ottenuto una vittoria importantissima per l'accesso alle Final Four. Federico Bullara contro Dalbello, si alza da 3 punti Bullara, lungo sul secondo ferro, allora rimbalzo per Federico Bomben, doppio blocco, ricezione per Tesorin che si alza da 3 punti, lungo anche il suo tentativo, ma era una tripla aperta che ci stava per un giocatore già caldissimo come Tesolin. Eurostep, canestro, c'è anche il fallo, potenziale gioco da 3 punti per Federico Bullara che si sblocca. Sì, Federico Bullara è un giocatore che in entrambe le partite è stato molto incisivo, ma lo è stato in tutta la stagione, un giocatore da 17 punti di media, ne ha messi 21 a Sacile quando mancava Nanut, è vero, ma comunque lui ha retto per tutto il girone di ritorno della pool promozione, è stato forse anche più importante di Patrick dal punto di vista realizzativo e dal punto di vista anche di gestione della squadra. Sbaglia il tentativo dalla lunetta, tra l'altro deve ancora accendersi, ma lo farà a breve il meraviglioso pubblico della Dinamo Gorizia, sicuramente la tifoseria più bella di questo campionato. Beh, la tifoseria quantomeno più organizzata, con cori, con magliette, merchandise, ha di tutto questa società. Chiesurin per Bovolenta, cercato adesso Bellinvia, Chiesurin è entrato al posto di Dalbello, ancora Tesolin in angolo proprio per Andrea Chiesurin che si alza da 3 punti, corto il suo tentativo. Nanut in palleggio contro Tesolin, si butta dentro fino in fondo Nanut, va a prendersi il rimbalzo, sposta Tesolin, trova un altro errore, si dispera con se stesso. Bomben proprio per Tesolin, che dopo quell'azione difensiva era già dall'altra parte, va a appoggiare i suoi punti numero 6 e 7 e il più 7 di Sacile sulla Dinamo. L'agonismo e la tensione nervosa di Tesolin in ogni partita della sua carriera sono sicuramente una cosa in più e in queste partite qua è un'arma fondamentale per qualunque squadra lo abbia. Nanut si gira, trova un altro tiro complicato, si prende un altro rimbalzo e questa volta trova i 2 punti, i primi 2 punti della sua partita, poi gesto di stizza, pugnetto al pallone, erano arrivati 3 errori consecutivi, non è proprio abituato. No, non è abituato, in più a suo parere chiaramente ha subito dei contatti extra ed è un giocatore anche che potrebbe tranquillamente uscire mentalmente dalla partita nel caso in cui le cose non vadano come vuole lui.
qui rischia di perdere il pallone sulla pressione di Bellinvia. Entra quello che è a mio avviso il sesto uomo dell'anno, Simone Fabbro, entra in campo per lui, numeri davvero ottimi in questa stagione, 14-9 di media partita, 7 rimbalzi, grandissima stagione quella di Fabbro, tripla per Roberto Bullara e 9 pari, partita bellissima già in questi primi minuti. Federico Bomben per Fabbro, cercato Bovolenta, cambiolato per Bomben, si alza da 3 punti, Bellinvia, tripla! Francesco Bellinvia che quest'anno ha davvero tirato con ottime percentuali dalla lunga distanza, per lui 32,3% con canestri realizzati anche dai 10 metri. Sì, è un giocatore virtualmente senza un range, senza una limitazione di da dove tirare, e in più è anche un giocatore che ne tira tanti, nel senso ha una percentuale buona, ma su un numero enorme di tentativi ne tirerà 8 o 9 a partita, penso. Quasi 12 punti di media per Bellinvia in questa stagione tra prima fase e pool promozione. Rimessa in attacco per la Dinamo, affidata alle mani di Federico Bullara, del capitano e trascinatore di questa squadra, ovviamente coadiuvato e in coppia direi con Patrick Nanut. Fallo in attacco, il fischio di Colussi, di Stefano Piras appena entrato in campo. Hooking potrebbe anche essere, Bovolenta aveva da questa angolazione una posizione molto molto strana che concedeva completamente il fondo e non è abituale suo, quindi ci potrebbe anche stare che abbia subito un fallo. Fabbro va a ricevere sotto canestro, si gira, sbaglia la reverse, rimbalza allora di Roberto Bullara, se non erro già il quarto rimbalzo della sua partita. Federico Bullara cambia lato per Cocco, senza paura da 3 punti, l'arciere di Gorizia. È una chiave importantissima, saranno le percentuali da 3 punti di entrambe le squadre. Gorizia è una squadra che tira molto, fa girare molto la palla e in più è una squadra che difende permettendo molto, e i tiratori di Sacile quindi hanno le stesse importanza di quelli di Gorizia nell'avere delle buone percentuali per vincere la partita. Recupero per Cocco, prova a correre in transizione la Dinamo, poi si ferma l'attacco della squadra goriziana perché Nanut decide di ragionare, poi subisce il fallo del neoentrato Simon Luca Quitadamo, che nel momento peggiore di Sacile, con l'infortunio di Bovolenta, con le 7 sconfitte consecutive, ha dato quella che è stata la svolta morale soprattutto per Sacile. Sì, ha messo, oltre all'intensità che ci mette alla cattiveria, al fastidio che procura agli avversari, perché è un giocatore contro cui è fastidioso giocare, ha messo anche una tripla fondamentale per chiudere una partita importantissima per qualificarsi qua. Time out in campo con Brecciaroli che si fa sentire. Non è contento, penso, provo a indovinare, penso non sia entusiasta del rientro difensivo dei suoi, della transizione difensiva che è stata punita subito dalla tripla di Cocco nella situazione precedente. Penso sia comprensibile, anche perché Gorizia è una squadra che se ha un tiro da 3 punti aperto non lo passa, li prende ed è abituato a mettere, è abituato a tirare 20-25 volte da 3 in una partita senza alcun problema. Due liberi per Nanut perché Sacile ha già esaurito il bonus. Allora il fallo di Quitadamo spedisce in lunetta Patrick Nanut, l'ex giocatore di Fidenza e corno di Rosazzo, sbaglia il primo tentativo. Segna il secondo. Più uno allora per Gorizia. Chiesurini in versione playmaker contro Bullara. Prova con il piede perno a tenere lontano il veterano di Gorizia. Bovolenta fuori ancora per Chiesurin, scarico per Fabbro, pensa al tiro, poi se lo prende dopo lo step back lungo sul secondo ferro, si è un po' complicato la vita qui Fabbro che aveva un tiro aperto, ha preferito
prendersi il palleggio arresto e tiro con step back, tiro in precarie condizioni di equilibrio, ovviamente sbagliato, con Federico Bullara che adesso si gira sul perno, trova Coco, palleggio arresto, tiro, canestro, l'arciere, che bel gesto tecnico il tiro di Francesco Coco. Che canestro, ma tante cose, come è stato bravo a prendere ritmo, a tirare dove non c'era spazio. Ed eccolo qui Bellinvia, l'hai detto in precedenza, non ha un range di tiro ben definito, qui la presa da 9 metri, solo rete. Esatto, e Bellinvia sarà un giocatore fondamentale, in entrambe le partite ha fatto buoni punti, 17-11, è un giocatore che con gli spazi che concede notoriamente la Dinamo può andare a notte, se la giornata giusta può mettere 30 punti come leader. Qui Tadamo a recuperare palla sull'errore di Federico Bullara, si arresta Bellinvia, trovato Bovolenta senza paura, dentro per Fabbro, gran canestro qui del numero 11 su assist dell'ex Aviano Cordenons, Alberto Bovolenta. Federico Bullara per Nanut, gran partenza reversa del numero 10, fallo di Quitadamo, c'era forse una situazione di hooking anche qui, insomma tra Nanut e Quitadamo difficile non prevedere da quale parte propenda il fischio, no? Sì, so che tu sei uno di quegli arbitri. Non sono un arbitro, Davide. Quando arbitri tendi a trattare le persone diversamente in base all'influenza e all'importanza del giocatore, da questo punto di vista qua non posso dirti niente, perciò è vero, tra i due ovviamente quello che pesa di più in una partita è Nanut ed è il giocatore che tu metta con Sonny vai a premiare. Sì, io se dovessi arbitrare una partita a questi livelli, ma soprattutto anche a livelli più alti, tenderei comunque a premiare, non in maniera scandalosa ovviamente, quando c'è un minimo dubbio, ma lo vediamo anche in NBA, lo vediamo in Serie A, si va a premiare quello che è il giocatore di maggior caratura, in questo caso ovviamente Nanut lo è fuori ogni discussione, giocatore pazzesco, Patrick Nanut, buono il primo per lui. Buono anche il secondo e allora impatta il match, 17-17 il punteggio tra Dinamo e Sacile. Bellinvia, cambio lato, poi la palla viene persa da Sacile, recuperata da Federico Bullara, in palleggio il numero 9, blocco di Nanut, palleggio, arresto, tiro, canestro anche per Federico Bullara e qui stiamo vedendo tutto il talento di Gorizia. Sì, Gorizia è una squadra che ha un incredibile talento individuale ed è quello su cui si basa il proprio gioco, perché non è una squadra che costruisce tanto dai propri giochi, ma da situazioni di isolamento in cui prendono vantaggio e poi sono molto bravi a punire mantenendo il vantaggio con i passaggi. Rimessi in attacco qui per Sacile, 19-17 il punteggio, partita molto più spettacolare ma era lecito aspettarselo questa seconda semifinale rispetto alla prima tra Casarsa e Cervignano, ma proprio per la differenza tra i roster delle compagini, queste sono due squadre che a livello offensivo in tutta la stagione hanno espresso al massimo il loro potenziale. Sì, sono due squadre che segnano tanto. Ci sono 73 punti e passa di media per Gorizia, quasi 69 per il Sacile e in più il Magrano Sacile sia una squadra che difende molto, Gorizia è una squadra che difende diciamo selettivamente all'interno dei tre punti e pertanto è una squadra anche che permette agli avversari di giocare e ovviamente a beneficio dello spettacolo, perché diciamolo, la difesa, per quanto sia una componente bella della pallacanestro, dal punto di vista dello spettacolo per il pubblico è sicuramente inferiore all'attacco e quindi quando ci sono buoni attacchi e difese lascive a volte lo spettacolo ne gode. Qualche scaramuccia tra Patrick Nanut e coach Davide Brecciaroli, l'hai detto, può essere un fattore la testa di Nanut, se riesce a mantenere la lucidità per tutta la partita è un giocatore che è determinante in qualsiasi situazione, nel momento in cui invece rischia di perdere un attimo la bussola allora può diventare anche un fattore negativo per i suoi. Esatto, e penso proprio che sia quello che ha provato a fare Brecciaroli qua, cercare di farlo un po' innervosire in un momento in cui lui era già nervoso di suo a causa di un colpo alla mano. Mamma mia! Federico Bullara, che tripla in faccia ad Alberto Bovolenta. Alberto Bovolenta non è che sia alto
1,70 m, insomma, gran canestro davvero per Bullara, due liberi per Chiesurin. Questo forse, se non ricordo male, dovrebbe essere il secondo fallo per Bullara, vediamo. Esatto, è proprio così, secondo fallo di Federico Bullara, è un fallo pesante. Un fallo pesante, sì, e in più è anche in una situazione ancora più pesante, perché c'è Nanut che non è al 100% e ha bisogno di calmarsi, e Bullara, se esce anche Bullara si perdono tantissimi punti di riferimento per Gorizia. Uno su due per Chiesurin. Allora, ultimo possesso del primo quarto gestito da Roberto Bullara. Rimane in campo il figlio Federico, che va a ricevere questo end off dallo stesso Roberto Bullara. 6 secondi per concludere il primo quarto. Bullara raddoppiato, trova in qualche modo Tomadini che si prende un tiro complicatissimo. Termina allora il primo quarto con Gorizia in vantaggio 22-20. È stato un bel primo quarto, un primo quarto spettacolare in cui abbiamo già visto quelle che sono le chiavi della partita: il tiro da tre punti di Gorizia, il talento dei giocatori allenati da Bonetti e Malfatti, contro invece gli schemi di Cos Brecciaroli, che vanno sempre a cercare di premiare questo tiro da tre punti dalla punta. È uno schema utilizzato ripetutamente dalla squadra in maglia blu stasera: le triple di Bellinvia, il gioco interno di Fabbro, l'utilità di Bovolenta. Esatto, un po' sono queste qui le chiavi, e una chiave che io aggiungerei è quella dei rimbalzi offensivi. Sacina è una squadra che va molto bene a rimbalzo offensivo, Gorizia è una squadra che va a rimbalzo meglio in attacco che in difesa, diciamo. Si tratta di giocatori a cui piace attaccare e non piace molto difendere. Potendo scegliere cosa fare, decido di difendere un po' meno, andare in balzo un po' meno e magari fare un tiro in più. Ed è anche quello che piace a noi, insomma, perché per la spettacolarità della partita è tutto di guadagnato. Vediamo il quintetto di Dinamo, se sì, viene rischiato ancora Federico Bullara. Quintetto quindi con i due Bullara, con Piras, Tomadini e Paolo Cossi, mentre per Sacile in campo Bellinvia, Dalbello, Fabbro, Mulato. Anzi no, Bellinvia è uscito, quindi Bomben, Dalbello, Mulato, Chiesurin e Fabbro. C'è un quintetto anche con delle buone doti difensive, direi, per entrambe le squadre. Sono due quintetti che sono forse i più difensivi schierabili dalle due squadre. Puoi lasciare un metro di spazio a Roberto Bullara, non può davvero sbagliare tiri di questo genere. Va a inserire, va a trovare il canestro del più 4 per Gorizia. Dalbello, Mulato, ancora per Bomben, virata del numero 12. Bella l'iniziativa di Federico Bomben, che subisce il fallo. Avrebbe, a mio avviso, potuto anche trovare il gioco da tre punti, invece andrà solo in lunetta con due liberi. Sì, non mi sembrava fosse un contatto così esagerato da non riuscire a segnare, ma mi è piaciuta molto l'idea di Brecciaroli di inserire questo gioco, diciamo, di movimento offensivo che non ho visto fare molto spesso a Sacile, in cui con due cambi di lato viene fuori un uno contro uno dinamico, e in queste situazioni Bomben, che non è un grande attaccante, però e può essere pericoloso anche lui sulle situazioni dinamiche, sulle situazioni di rimbalzo, situazioni di contropiede. È 0 su 2 per lui dalla lunetta, arriva la lotta, rimbalzo di Alex Mulato che non riesce a controllare la palla, e la rimessa sarà per Gorizia, affidata alle mani di Stefano Tomadini. Bullara, Cossi, il palleggio il numero 8, cercato ancora Federico Bullara, blocco del padre Roberto, scarico di Federico Bullara per Cossi, si torna da Tomadini un po' senza idee, Gorizia infatti sbaglia la conclusione senza spazio e senza ritmo di Tomadini. Fabbro riceve in transizione, affronta Bullara, va un po' a ingamberarsi in mezzo alle maglie di Tomadini e dello stesso Roberto Bullara, alla fine riesce a subire il fallo di Stefano Tomadini, rimessa dal fondo per Sacile. È stato molto intelligente qui Fabbro a non accontentarsi di tirare a tre, ha visto che era marcato da Roberto Bullara, ha deciso di attaccarlo e ha costretto i compagni di Bullara ad andare ad aiutare. Chiesurin per Dalbello, mette giù il pallone, blocco di Mulato per lui, prova a buttarsi dentro Dalbello, tiene bene il contatto Piras, cade all'indietro Dalbello, tiro difficile, arriva come un falco a rimbalzo Chiesurin, che guadagna un fallo e dovrebbe anche aver guadagnato due tiri liberi. Terzo fallo di Federico Bullara, attenzione. Sì, questo fallo qui è pesantissimo, infatti
si è anche arrabbiato Federico Bullara. Io avevo detto prima della partita, mentre parlavamo tra di noi, che questa qui poteva essere la partita di Chiesurin, una partita giocata più ai suoi ritmi, una partita in cui si gioca di furbizia, di posizione, di astuzia, in cui magari ha anche più spazio per tirare. E infatti durante le partite in campionato ha segnato 19 punti all'andata e 11 al ritorno, e anche in questa partita è incisivo. Ed è già la prima volta, non è la prima volta che va in lunette, non è la prima volta che va a punti. E nella partita di ritorno ha messo anche la tripla decisiva con uno step back incredibile sul meno 2, la tripla del più 1. Bullara va a sedersi in panchina. Attenzione perché tre falli con 8:32 da giocare nel secondo quarto, è una brutta situazione. Si alza Bullara, l'esperienza di Roberto Bullara. Che carattere, che tiro. Se questo qua entra in ritmo oggi può tranquillamente regalarci una partita di quelle che non abbiamo visto per molto tempo da parte sua. Stoppato dal Bello, nuovo possesso per Gorizia, è rientrato anche Patrick Nanut. Si butta dentro Cossi, tiro difficilissimo. Poteva avere anche un pochettino più di pazienza perché mancavano 12 secondi sul cronometro dei 24. È quello che gli sta comunicando in questo momento Roberto Bullara. Si toglie un cerotto qui Tomadini, proprio di fronte alla nostra postazione. Federico Bombeni in palleggio, allora è lui il playmaker di Sacile. Blocco di Mulato, si apre il numero 14, vediamo se arriva l'uscita di Tesolin. No, si va sotto per Fabbro che si prende la tripla senza ritmo e un tiro molto difficile che non trova il bersaglio. Allora nuovo attacco Dinamo. Nanut, ancora Bullara, caldissimo da tre punti, lungo sul secondo ferro. Illusione del canestro, sembrava perfetta la mira di Roberto Bullara. Allora Alex Mulato fuori ancora per Bomben, altra virata fuori per Dalbello che si alza da due punti, anche lui trova solo il primo ferro. Quindi Nanut prova a correre in transizione, gran controllo del corpo per Patrick Nanut, gran controllo del corpo, grande, tante cose l'abbiamo visto correre e scattare, una situazione che diciamo lui preferisce giocare un uno contro uno statico, invece in questo caso ha spinto lui contropiede da prima di metà campo e è andato fino in fondo. Fino in fondo anche Dalbello che non trova però il canestro, assist no look di Nanut che poi si ferma a guardare come si conclude questa azione, che si conclude con un gran canestro di Paolo Cossi con la mano sinistra e con il conseguente time out chiamato da coach Bresciaroli. Esatto, Bresciaroli già nell'azione in offensiva aveva chiamato time out. Si è persa un po' di brillantezza da parte del Sacile, mentre dall'altra parte la Dinamo sta riuscendo a correre, cosa che non dovrebbe accadere, e in più è molto lucida anche nelle proprie conclusioni. Abbiamo visto Bullara ha messo la bomba, Nanut è andato da Bullara di nuovo, Bullara Nanut ha spinto contropiede e poi ha lanciato contropiede del compagno. Insomma, una squadra che sta giocando sui propri punti di forza e sul punire gli errori degli avversari, cosa che insieme a Sokol è la migliore del campionato a fare. Sta giocando soprattutto sulla sua esperienza Davide, perché in questo inizio di gara i migliori senza dubbio Patrick Nanut, Roberto Bullara, lo stesso Federico Bullara, che è vero stiamo parlando del figlio di Roberto, ma stiamo parlando di un giocatore dalla grandissima esperienza. Sì, beh, un giocatore comunque che ha giocato in categorie superiori, tra altre cose se non sbaglio autore di una doppia promozione insieme al padre, forse a Ronchi se non ricordo male, dalla Serie D alla C1 in 3 anni, quindi insomma uno che ne ha vista più di qualcuna. Tesolin con spazio da tre punti, rinuncia al tiro, non rinuncia invece Bellinvia che però sbaglia la conclusione. Allora rimbalzo di Nanut, blocco deciso di Roberto Bullara, fino in fondo Nanut che subisce il fallo e andrà in lunetta con due tiri liberi. Quando parte così è davvero infermabile. Esatto, però mi piace l'idea di Sacile di mettere i giocatori piccoli che lo pressionano a tutto campo in casa a aiutare se va in posto. Qui purtroppo non è arrivata la chiamata anche per il rumore del blocco di Bullara, serie di rotazioni che non arrivano e soprattutto con Bovolenta fuori c'è molta poca fisicità in aiuto. E altra gita in lunetta allora per Patrick Nanut, 1 su 1 per lui, 2 su 2.
più 11 Dinamo, primo strappo, primo break importante, anche se questa è una sfida che ci ha insegnato a essere un saliscendi continuo. Ricordiamo Sacile sopra di 27 punti nel secondo quarto. Bellinvia si alza da 3 punti, tripla per Bellinvia, terza tripla di Francesco Bellinvia, meno 8 Sacile. Dicevamo Sacile che conduceva di 27 lunghezze nel secondo quarto, alla fine ha vinto la gara all'ultimo tiro proprio contro la Dinamo. Nanut, tiro impossibile da 3 punti, corto sul primo ferro, rimbalzo di Fabbro, prova a correre Bomben, trovato Mulato, difficile ricezione per lui. Si torna da Bellinvia per Tesolina, ancora da Bomben, 10 secondi per andare al tiro, solito schema di Sacile. Tesolin questa volta rinuncia al tiro, va in penetrazione, subisce il fallo, rientra Bovolenta. Rientra Bovolenta che è la chiave, secondo me, difensiva soprattutto per Sacile, quello che fa i rimbalzi e quello che chiude le penetrazioni, che fa i tagliafuori, che raddoppia meglio sui piccaroli. Infatti giocare piccaroli contro Bovolenta è un incubo, ed in più anche offensivamente è uno di quelli che vede meglio il gioco. Bomben per Tesolin, pick and roll proprio con Bovolenta, fallo di Fight. Fight Dallanese, altro giocatore di grande esperienza. E diciamo che la Dinamo non è proprio una squadra giovanissima, quindi tra le sue file è pieno di giocatori esperti che sanno giocare queste partite, che si trovano bene insieme. Tecnica molto particolare quella di Tesolin dalla lunetta, guarda il piede sinistro che va molto indietro, sembra come la posizione di partenza dei 5000 metri. Il tiro libero alla Paul Pierce quello. Paolo Cossi, Patrick Nanut contro Tesolin, rischio di palla persa che si concretizza. Allora Tesolin per Bovolenta, nuova transizione per Sacile che prova ad andare fino in fondo con Bellinvia, tiro difficile, gran canestro in uno dei rari casi in cui Francesco Bellinvia mette il naso all'interno della linea dei tre punti. Sì, però qui è stato bravo a riconoscere la situazione. Nanut aveva speso tanto in attacco, non è un giocatore a cui piace difendere, lo ha attaccato ed è riuscito ad appoggiarsi al tabellone in un tiro che, vista la manualità e la sensibilità di Bellinvia, è andato a buon fine, ha costretto la Dinamo Gorizia al time out. Time out in campo adesso chiamato proprio dalla Dinamo Gorizia, che un minuto fa conduceva di 11 lunghezze, adesso queste 11 lunghezze sono diventate 4 e quindi si conferma il trend di questa sfida tra Dinamo e Sacile, sali e scendi continuo. Sì, esatto, sono due squadre che vivono di break, di parziali. La cosa che non bisogna sottovalutare è che la Dinamo Gorizia in qualunque momento potrebbe mettere 4 o 5 bombe di fila. Gran canestro allora di Bellinvia prima del time out, adesso rimessa affidata alle mani di Fight Dallanese, trovato Roberto Bullara, palla che arriva tra le mani di Paolo Cossi, mette palla dentro per Patrick Nanut che prova a liberarsi di Tesolin, trova un ottimo scarico per Kodrić che si prende il jumper da 2 punti. Ma quando hai dei tiratori del genere dall'arco ma anche in jumper così dalla media distanza, è davvero difficile per gli avversari andare a raddoppiare sotto canestro, no? Giocatori come Nanut. Esatto, la forza di questa squadra. Quarta tripla intanto per Bellinvia. La forza di questa squadra è proprio che Nanut, come anche i due Bullara, non sono marcabili uno contro uno, ma allo stesso tempo sono molto bravi a passare la palla e quindi, grazie alla batteria di tiratori della Dinamo, riescono a creare un giro di palla fenomenale che gli ha garantito di essere uno dei migliori attacchi, se non il miglior attacco del campionato. Tesolin dentro contro Kodrić, fallo del numero 20, è già in bonus la Dinamo, saranno due liberi per Tesolin, in questo momento 6 falli a 1, si lamenta un po' la compagine goriziana. Sì, beh, diciamo che comunque Gorizia è una squadra che all'interno dell'esperienza e della vecchiaia, diciamo, come hanno detto anche loro ironicamente nel loro video di presentazione,
hanno anche la capacità di innervosire, lamentarsi, parlare molto, pur rimanendo concentrati in partita, di parlare molto e rompere diciamo le scatole e il ritmo agli avversari. Vediamo qui Tesolin che da un po' che ormai si confronta con Bullara Roberto. E Sacile infatti dovrà essere brava a non cadere alle provocazioni, insomma, di fronte alle provocazioni di una Dinamo che non serve nasconderlo, fa anche appunto di questa una delle sue armi principali per ottenere risultati importanti, come è importante il risultato che c'è in palio stasera, l'accesso alla finale contro Cervignano. Esatto, cioè sono giocatori esperti ad alto livello, un po' di trash talk, un po' di cose fuori dalla ritmica del gioco e basta, ci sono e ci stanno, fa parte della forza mentale del giocatore. Fight, spalla canestro contro Bovolenta, scarico per Cossi, tiro difficile cadendo indietro di Cossi, non trova il canestro, allora rimbalzo per Tesolin, Cossi va a recuperare palla e ti do la mia lettura della situazione. Secondo me Cossi aveva il possesso, ha subito il fallo di Bomben e invece l'arbitro è andato a fischiare fallo proprio a lui, ma secondo me Cossi aveva già il possesso di palla, era riuscito a spizzare bene il pallone. Anche secondo me lui era riuscito a rubare la palla, può essere che sia stato punito perché è andato con la mano interna, provo a immaginare, però se c'era un fallo qui era di Bomben, fatto sta che Bomben ha guadagnato una gita in lunetta e ci sono 4 minuti di bonus a favore di Sacile. 0 su 3 per Bomben con questo errore dalla lunetta. Non proprio il miglior tiratore di liberi di Sacile, per lui 29,2% dalla lunetta in stagione. Diciamo che per un esterno è una cosa abbastanza scarsa. 0 su 2 nuovamente per lui, Nanut contro Tesolin, prova ad andare dietro la schiena, non trova la linea di passaggio per Stefano Piras. Allora Bomben per Tesolin, può cercare Bellinvia, alla fine prova a mettere giù il pallone. Bovolenta, finta di consegnato, grande penetrazione, impatta la partita, che bravo Bovolenta. Che bravo è stato qua ad andare a prendere la palla, fintare consegnato e tagliare poi la strada al giocatore una volta battuto. Intanto abbiamo visto Nanuti innervosirsi molto con i compagni di squadra dopo l'ultimo passaggio e questa carica trasformatasi in carica positiva, uscita aggressiva oltre i tre punti per evitare la ricezione del suo avversario. Bellissima lettura qui di Coco sul blocco verticale, ha letto l'intenzione del difensore di passare in mezzo, si era allontanato benissimo, poi è arrivato un fallo. Qua Fabbro va a recuperare il pallone, si schianta contro Colussi, 2 contro 1, Fabbro per Bomben, finta, forse infrazione di passi, poi scarico per Bellinvia da 3 punti, non trova il canestro, allora rimbalzo di Tesolin, 14 per tirare, a disposizione dell'Humus Sacile, si butta dentro Bomben, lo scarico per Fabbro da 3 punti, con dedica, sorpassa Sacile. Sacile adesso sta correndo e la Dinamo non sta riuscendo a stare dietro, e in più se Fabbro inizia a segnare anche lui da 3 punti aumentando ancora di più le sue armi, allora a quel punto diventa davvero difficile per Gorizia starci dietro. Invenzione qui di Nanut per Piras, quanto cambia la Dinamo senza Federico Bullara sul parquet? Sicuramente Nanut deve fare gli straordinari, c'è un'intensità diversa in difesa, in attacco c'è molto meno ordine, molta più inventiva e basta, ed è tutto molto più faticoso per la Dinamo, soprattutto contro una difesa fisica e tonda come quella quadrata come quella di Sacile. Meno 2 Dinamo perché ha segnato il primo tentativo Stefano Piras, 2 su 2 per il numero 7, 38 Sacile, 37 Dinamo, 2:13 da giocare nel secondo quarto, uscita per Bellinvia che da lì può anche tirare, invece trova uno splendido assist per Alberto Bovolenta, altri 2 per il 21. 2 punti facili, 2 punti che fanno male dopo che hai sudato per guadagnarsi un tiro. Chapeau! Davanti a Patrick Nanut, che carattere per il 10, ha risposto subito all'offensiva di Sacile. Esatto, era fondamentale qui rispondere dopo aver subito un canestro così facile. Tesolin
cerca Fabbro sotto canestro contro Piras, prova a girarsi, fallo di Piras, altri due liberi, insomma un metro arbitrale che fino a questo momento, almeno nel secondo quarto, sta un po' penalizzando la squadra goriziana. Che ci può anche stare, perché il Sacile sta giocando, sta attaccando in maniera abbastanza fisica, mentre Gorizia si sta accontentando molto delle linee perimetrali, e da questo punto di vista ci sta di premiare chi prova ad andare un pochino più dentro. Intanto segna il primo, sbaglia però il secondo Fabbro. Aveva sbagliato anche il primo? Coco, cercato Kodrić, siamo nell'ultimo minuto e mezzo di partita, 40-40 il punteggio. Ci pensa Nanut, sì che sta pensando al tiro, vediamo se lo prende contro Bellinvia, testa bassa per il numero 10 che rischia di schiantarsi contro Bovolenta, trova lo scarico per Coco, l'arciere, un cecchino da due punti la sua conclusione, 42-40, tu che eri più attento di me Davide, 0 su 2 per Fabbro. Stiamo cercando di accertarcene, sì, 0 su 2, quindi punteggio è giusto, 42-40 per Gorizia, perché il tiro di Cocco era da due punti. Allora Federico Bomben per Tesolin, rischia di perdere il controllo del pallone, poi si prende la tripla, non trova il bersaglio, Bellinvia senza pensarci su due volte, ancora Bellinvia, sesta tripla nella sua partita. Bellinvia che partita sta facendo, però lasciata ancora una volta colpevolmente libero con metri di spazio, un giocatore così ti distrugge, ti massacra come sta facendo lui. Penso infrazione di passi, sì, qui di Kodrić. Davide, quinta o sesta tripla per Bellinvia? La quinta tripla per Bellinvia in 8 tentativi, quindi insomma diciamo che sta decidendo lui l'attacco per Sacile. Avevo esagerato, ho detto sesta tripla, invece 5 su 8 per lui, con Bomben adesso a ricevere da Tesolin, si torna dal numero 5, pensa al tiro, poi penetra, c'era già liberissimo Bellinvia. Nanut sta protestando per l'infrazione di passi in partenza di Tesolin, è proprio qui di fronte alla mia postazione, ti dirò, sono già almeno 6-7 azioni che vedo questa partenza di Tesolin molto sospetta. Il motivo è che loro fanno spesso ricezione su questo taglio orizzontale, detto che è un taglio Iverson, e in quella ricezione lì, nel fronteggiare, si rischia spesso di fare due o tre passi, solo che gli arbitri, essendo una situazione così poco aggressiva, probabilmente la concedono. 44-42 il punteggio, ultimo possesso del secondo quarto gestito dal solito Patrick Nanut contro Tesorin. Nanut con una magia per Stefano Piras, sì, Nanut ne ha fatti 43, mentre andiamo a vedere questo tentativo di Bellinvia, non arriva in tempo utile, penso il tiro di Tesolin, finisce in perfetta parità il primo tempo, 44-44. Stavo dicendo che Nanut ha fatto sì 43 nella sfida di andata di pure promozione con Sacile, ma oltre ad essere un grande realizzatore, forse ancora meglio in versione assist man, davvero un gran giocatore. Infatti anche in questi primi due quarti ha fatto 12 punti e li ha conditi con ben 4 assist. L'allarme però è sulle palle perse, perché la Dinamo ne ha perse 2, 4, 6, 8, 10 palle perse nei primi due quarti, e senza che ci fosse stata tutta questa pressione difensiva a tutto campo, quindi proprio su giochi a metà campo, e questa cosa qua è sicuramente sanguinosa ed è uno dei motivi per cui, malgrado un Nanut e un Roberto Bullara in versione extra, il Sacile sta riuscendo a continuare a giocarsela, a rimanere lì sul punteggio. 44 pari è un punteggio stellare per questa categoria. Sì, una partita bellissima, davvero spettacolare, percentuali altissime, non dimentichiamo Federico Bullara che ha giocato un grandissimo primo quarto, costretto a uscire per tre falli, quindi carico di falli il numero 9 playmaker e capitano della Dinamo. Noi ci risentiamo tra pochissimo, ricordo un Bellinvia strepitoso, 17 punti, 5 su 9 da 3 nella sua prima parte di gara, molto bene, l'hai già citato anche Patrick Nanut, ma la sostanza è che la partita è in totale equilibrio sul 44-44, ci risentiamo tra pochissimo, sempre dato al mezzo, sempre su YouBasket.
Rieccoci qui al Palasport di Tolmezzo, sempre su YouBasket, sempre con Matteo Consonni, sempre con Davide Galli. Adesso andremo a vedere un attimo le statistiche del primo tempo, un po' quello che è il tabellino della partita, e vedremo soprattutto se la Dinamo riuscirà a contrastare un Bellinvia che stasera è davvero on fire. Esatto, Bellinvia on fire è il tema principale. 5 su 9 da 3 punti, 1 su 2 da 2. Calcoliamo che Bellinvia ha messo 5 bombe, l'intera Dinamo, squadra che si basa molto su 2 da 3 punti, ne ha messe altrettante. Bellinvia 5 su 9, Dinamo 5 su 11. Ed è proprio Bellinvia che si occuperà della prima rimessa del terzo parziale. Bellinvia apre la seconda parte del match servendo Federico Bomben, eccolo qui, palla proprio per il numero 19, si va sotto da Bovolenta, spazio concesso da Nanut allo stesso Bovolenta che però sbaglia il tentativo dalla media, allora si alza da tre punti dal bello, errore anche per lui, rimbalzo questa volta di Stefano Piras. Palla affidata subito a Patrick Nanut, è in campo anche Federico Bullara, nonostante i tre falli vedremo anche la sua gestione personale della partita in questa situazione non certo facile. Eccolo qua Federico Bullara fino in fondo, sbaglia, rimbalzo di Piras che subisce il fallo di Bellinvia, fallo giusto, Andrea Lunetta con due tiri liberi. Sì, qua è stato bravissimo Bullara ad attaccare subito sul fondo, ma abbiamo visto quanto sia importante Bovolento, un aiuto perfetto al limite del semicerchio, braccia alte che ha costretto Bullara a sbagliare. Poi sul fallo fatto da Bellinvia, se non sbaglio, su Piras. Piras prima ha fatto due tiri liberi senza neanche sfiorare la retina, segnando. Adesso a rimbalzo a occhio era abbastanza fuori equilibrio da poter pensare, magari vediamo se sbaglia. Però opinione mia da fuori, da tranquillo, da seduto qua. E invece ha ragione Bellinvia, perché uno su due per Piras, smentito subito come spesso accade il nostro Davide Galli, scherzo Davide ovviamente. Palla per Federico Bomben, ancora da Bellinvia, vediamo se pensa al tiro, blocco di Bovolenta, bello il pick and roll giocato da Bellinvia e Bovolenta, e qui si sono visti e non poco gli effetti del 5 su 9. Esatto, qua sono dovuti uscire aggressivi e Bovolenta è stato molto bravo a rollare, Bellinvia non aveva piedi e posto ed è stato bravo anche lui a rinunciare al tiro per tirare, passare al compagno. Errore di Nanut dalla lunga distanza, tiro forzato ma sappiamo benissimo essere nelle sue corde, allora rimessa affidata alle mani di Bovolenta per Federico Bomben contro Bullara, vediamo se lo attacca, no, Bellinvia per Bovolenta in post alto, cercato Chiesurin, gioca a spalle contro Piras, gran movimento di Chiesurin, due punti. Sì, Chiesurin è un giocatore esperto, un giocatore che se si gioca dal punto di vista statico, in cui lui può giocare uno contro uno, è molto furbo, è molto bravo, è molto tecnico e malgrado ovviamente la stazza in questo momento e sia fuori forma, riesce ad essere incisivo. Tripla anche per Stefano Piras, quinto assist della gara di Patrick Nanut. Federico Bomben in palleggio, difficile passaggio per Chiesurin, rischio incredibile da parte di Federico Bomben. Bovolenta contro Bullara, lo batte con il primo palleggio, arriva fino in fondo, sbaglia però il tentativo, errore abbastanza banale da parte dell'ex giocatore di Aviano e Cordenons. Federico Bullara, blocco di Nanut per lui, blocco anche del padre Roberto Bullara contro Chiesurin. Federico Bullara, passaggio per Piras che è caldissimo da tre punti, seconda bomba consecutiva per il numero 7 più 3 Dinamo. Gran giocata qui, hanno visto che il proprio compagno era caldo, sono andati a cercarlo con uno schema in cui Federico Bullara non ha mai attaccato proprio aspettando l'uscita del proprio compagno, e su quel cambio lì non c'è stata la comprensione ed è arrivato subito un canestro. Frazione di piede, rimessa in attacco quindi per Sacile, hanno piovute delle monetine in campo, tranquillizziamo subito tutti, ovviamente non di proposito, sono scivolate dalle tasche di un tifoso, assolutamente niente di provocatorio o comunque
grave. Dal Bello, Piccherolla ancora con Bovolenta che rolla bene, viene trattenuto, non vede nulla la coppia arbitrale e quindi arriva la palla persa. Sì, qua secondo me qualcosa deve essere successo, anche perché Bovolenta era libero da sotto, in piedi che correva. L'azione precedente, quella in cui Bovolenta ha sbagliato da sotto, c'è stato un contatto causato da Roberto Bullara che nel primo tempo è stato sanzionato due o tre volte con continuità, cioè quando il giocatore viene battuto e con la spalla rallenta l'avanzata dell'avversario, e invece in quella situazione non è stato ravvisato dagli arbitri. Adesso non so se sia una mancanza di consistenza o una decisione, magari un colloquio con l'osservatore arbitrale che ha deciso, magari gli ha dato qualche indicazione diversa. Si allontana ancora Cocco che riceve da Federico Bullara, trovato Roberto Bullara, gli entra nei pantaloncini, belli in via. Allora Roberto si prende il palleggio, arresto, tiro che però si spegne sul primo ferro. Chiesurin, cercato dal Bello, c'è libero Fabbro, non servito, il servito invece è Bellinvia da tre punti, corto, palla che però ricade nelle sue mani. Allora Chiesurin prova ad andare in penetrazione, scarico per Fabbro che subisce il fallo e andrà in unità con due liberi. Sì, qua è stato molto bravo Chiesurin ad attaccare fino in fondo in un'azione di quelle che solitamente vengono ravvisate come passi, infatti gli è difficile capire se la palla sia stata data prima o dopo l'ultimo passo, però gran prontezza di spirito. Tiro di Bellinvia, obiettivamente non aveva alcun equilibrio, probabilmente lui si sentiva di dover tirare prima o poi da tre punti e quindi ha fatto un passaggio in meno e un tiro non ottimo. Uno su due per Fabbro, uno su quattro nelle ultime due gite in lunetta per lui. Federico Bullara, Nanut, attaccato dal Bello, grande difesa di Sacile su Nanut che però è un grandissimo giocatore. Allora prova ad attaccare, si muove benissimo Cocco, la palla arriva nelle mani di Roberto Bullara che questa volta non c'entra il bersaglio, ma era stato comunque un buon tiro quello del numero 12, ben creato dall'attacco di Gorizia che ha protestato molto per queste partenze dei giocatori liventini e qui ha ottenuto il fischio. Sì, qui ha ottenuto un fischio, non sono sicuro che fosse passi, sinceramente sembrava una normalissima finta di partenza e partenza dall'altra parte. Mamma mia, Federico Bullara, che canestro, questo è uno dei suoi, dal palleggio da tre punti, grande tripla per Federico Bullara. Bovolenta sfidato ancora al tiro da Nanut, questa è una scelta da parte di Gorizia, ogni tanto paga, ogni tanto no, in questo caso arrivano i due punti per Bovolenta. Ancora Federico Bullara contro Fabbro, Nanut, pick and roll con Piras, raddoppiato Nanut dietro la schiena per Federico Bullara, 5 secondi per andare al tiro, se lo prende dal palleggio da 3 punti, arriva! Velocissimo Roberto Bullara a prendere, spuntato dal nulla, Roberto Bullara ha preso questo rimbalzo, ha trovato i due punti. Il più concentrato di tutti apparentemente in questo momento. Si gioca su ritmi altissimi, allora è già arrivato un tiro per Chiesurin, è arrivato anche il rimbalzo di Bovolenta, la rimessa sarà per Sacile, non è stato ravvisato il fallo. Non è stato ravvisato il fallo, un po' curiosa questa situazione anche perché Roberto, diciamo, è uno che le mani in mezzo le mette sempre se può. Chiesurin per Bellinvia, ancora per il numero 10, ex capitano del Portogruaro, si butta dentro dal Bello, tiro difficile con la mano sinistra, rimbalzone di Fabbro che cuore per il numero 11, meno 3 Sacile. Partita però devo dire veramente bellissima, giocata su ritmi altissimi, davvero godibile per noi e per i telespettatori. Nanut mette giù il pallone contro dal Bello, serie di cambi di mano sotto le gambe, ancora Nanut si butta dentro, prova forse a trovare uno scarico adesso, sì, per Bullara, step back da tre punti, lascia lì Fabbro, non arriva il canestro sulla sirena dei 24 secondi. Chiesurin prova ad andare dentro, passaggio meraviglioso per Fabbro, meno uno Sacile, arriva il time out che però non viene fischiato dal tavolo. E allora Federico Bullara in possesso di palla. Patrick Nanut, bene per Cocco, bravissimo, numero 32, una sentenza, l'arciere, ma
come si muove bene in queste uscite, in queste letture sui blocchi verticali. È bravissimo a leggere dove passa la difesa, a come sfruttare il blocco e a fare il lavoro di piedi giusto per arrivare a creare un tiro in equilibrio. Che giocatore Coco, giocatore di una pulizia incredibile. Federico Bullara, doppio blocco alto, la palla arriva nelle mani di Patrick Nanut, pensa al tiro contro Dalbello, se lo prende adesso impossibile, va lungo sul secondo ferro, si stanno un po' sporcando adesso le percentuali della partita, anche perché i ritmi sono alti e i tentativi dalla lunga sono tantissimi. Dalbello per Bellinvia, si butta dentro il numero 19 che subisce il fallo, è bravo a mostrare il contatto, vediamo la decisione di Colussi, e questo secondo me era un fallo in azione di tiro, non ne sono sicuro, era al limite, però sembrava proprio che Bellinvia avesse fermato il palleggio. Adesso lì è questione di attimi e ci può stare che l'arbitro decida che sia una rimessa laterale, anche perché nel nostro basket non capita spesso che uno prenda e faccia un tiro in corsa in quella situazione, anche se Bellinvia l'aveva messo a segno prima, probabilmente era quello che stava per fare. Beh, la palla l'aveva già raccolta chi sta seguendo adesso i playoff NBA, sicuramente ha visto tantissime situazioni di questo genere, ovviamente l'ha sempre penalizzate per la difesa con un fallo che manda in lunetta l'attaccante, non in questo caso, tra l'altro è molto frequente in queste situazioni nel nostro campionato di Serie D una decisione di questo genere, non è sicuramente la prima che vediamo. No, esatto, ci sono tante situazioni che oltreoceano vengono premiate col tiro, col fallo sul tiro, che qui invece non vengono magari nemmeno ravvisate come falli, cioè c'è una, anche forse per una questione di preparazione da parte degli arbitri o semplicemente anche per avvantaggio a favore dell'attacco e delle stelle NBA da parte del sistema arbitrale. Tesolin per Chiesurin, cercato ancora Tesolin, si arriva in punta da Dalbello, cambia lato per Chiesurin, fatto tutto il campo Tesolin per ricevere in angolo, andare sotto canestro da Fabbro che si gira e trova un canestro davvero complicato. Sì, Fabbro adesso è il giocatore che stanno cavalcando, in Nanut ha fatto anche forse un po' di fallo nel primo contatto con Fabbro. Fabbro autore di 7 punti in questo terzo quarto. Nanut ancora per Coco che si prende un'altra conclusione da 2 punti. Questa volta il ferro sputa il suo tentativo in transizione. Fabbro non si capisce con Dalbello e butta via il pallone. Esatto, qui ha buttato via il pallone. Eccesso forse di generosità e di altruismo. Anche se comunque quel passaggio lì non so Dalbello come avrebbe potuto riceverlo. Partita che prosegue a break contro break. In questo momento Dinamo comanda di un punto. Coco per Roberto Bullara, Federico Bullara contro Fabbro, servito ancora Coco, gran palleggio, arresto, tiro che però viene stoppato e poi Coco va a commettere fallo antisportivo, nettissimo, la maglietta è stata tirata, sono arrivate manate, è ovvio che quando c'è Tesolin di mezzo c'è una certa energia nella giocata che può causare anche dei contatti eccessivi. In questo caso però indiscutibile il fallo antisportivo, per quanto possa non essere stato proprio volontarissimo, ma c'è stato e fine, ottimo fischio. Ottimo fischio, Coco qui forse un po' frustrato dalla stoppata subita nell'azione precedente, sul suo tentativo la stoppata è stata di Tesolin, adesso Federico Bullara prova anche a incitare il proprio pubblico. Dinamo ha bisogno del proprio pubblico per caricarsi, per gasarsi, mentre arriva uno 0 su 2 per Tesolin e Patrick Nanut va a dire all'arbitro, insomma, hai visto, non era antisportivo, infatti 0 su 2, insomma, è stata uno scambio di battute. Il classico bold on lie. Esatto. Tesolin per Dalbello, si torna da Dalbello,
Ancora il numero 8, blocco di Bovolenta, pensa al tiro dal bello, poi si butta dentro, scarico per Tesolin che pensa al tiro, salta Bullara, poi contesta al meglio il tiro di Tesolin, palla che danza sul ferro, alla fine decide di uscire, l'ultimo tocco è di Bovolenta e la rimessa sarà per la Dinamo. 1.34 da giocare nel terzo quarto, partita bellissima, tiratissima, 58 Dinamo, 57 Sacile. Bullara, che è riuscito fino a questo momento a non commettere alcun fallo ed è una cosa importantissima per la sua squadra. Nanut contro Dalbello, può prendersi lo step back, prova ad andare fino in fondo, fallo di Dalbello. Giusto, fallo giusto al quindicesimo passaggio, alla quindicesima finta, anche un difensore abilissimo come Dalbello è stato alla fine beffato, e proprio nel momento in cui c'era meno spazio per uno contro uno, perché un compagno di Nanut aveva rotto la spaziatura splendida con cui gioca la Dinamo e con cui sinceramente oggi sta giocando anche il Sacile. Federico Bullara contro Fabbro, si butta dentro Bullara, reclama un contatto, non sono della stessa idea Colussi e Gorza, e allora la rimessa sarà per Sacile. Tra l'altro stiamo vedendo un Dalbello difensore dei tempi migliori. È dato un Dalbello coinvolto anche difensivamente. Tanto recupero di Bullara, Tesolin molto bravo a difendere il pallone, la rimessa sarà per Gorizia, dicevamo di Dalbello. Sì, Dalbello che si sta spendendo molto in difesa, è molto coinvolto e che in più si presta a fare il playmaker in quest'ultima fase del campionato, anche se in questo quarto la tendenza delle palle perse si è invertita. Dove Sacile aveva perso un solo pallone nella prima metà di partita, ne ha già persi 4, mentre la Dinamo ne aveva persi 10, ne ha perso uno solo. Nanuti in angolo per Tomadini, fino in fondo a trovare il canestro, è arrivato prima però il fallo di Bovolenta, giusto, giusta interpretazione. Vedete come la Dinamo, come i giocatori della Dinamo, Bullara, Nanut, lo stesso Coco, vadano spesso a interloquire con gli arbitri, cercando di indirizzarli verso la propria sponda. Qua l'ultimo tocco di Federico Bullara, palla persa. Appena parlato delle palle perse che la Dinamo non stava facendo, subito ne è arrivata una. E in più causata dal fatto che Coco e Bullara hanno avuto la stessa idea di come provare a fare i furbi. Siamo nell'ultimo minuto di questo terzo quarto, 40 secondi da giocare, palla nelle mani di Bovolenta che viene lateralizzato al meglio da Nanut, arriva la palla persa di Sacile e quindi Nanut che può orchestrare un nuovo possesso offensivo per la Dinamo, si butta dentro Nanut, stoppato da Tesolin, che difesa del numero 5, Sacile sta lavorando davvero bene contro Nanut e qua... esperienza di Bullara, adesso però Colussi e Gorza si sono letteralmente mangiati il fischietto in più di qualche occasione. Sì, una serie di falli uno dietro l'altro nelle ultime 5-6 azioni, ravvisata neanche una, infatti sono soltanto 6 i falli in questo quarto, ce ne sono stati 6 nelle ultime 2 azioni, penso. Un metro molto permissivo, che però rischia anche poi di andare a creare qualche incomprensione tra i giocatori, di scaldare un po' gli animi, e non vorremmo mai vedere un finale, insomma, sì acceso dal punto di vista del gioco e della spettacolarità, ma non dal punto di vista del nervosismo e magari di qualche parapiglia, insomma. No, esatto, finora tutte e due le squadre sono state molto tranquille, sportive, malgrado i contatti, e non vorremmo che la partita si imbruttisse, mentre intanto è... e Roberto Bullara che, dicendo qualche parola alle persone intorno alle persone facenti parte del pubblico, va ad asciugare la chiazza di sudore. E si fanno sentire i tifosi della Dinamo Gorizia, non sono da meno, bisogna dirlo, quelli di Sacile, sono arrivati in tanti, soprattutto dalle giovanili. Sì, entrambe le società, sono due società che fanno comunità. Sacile perché è una città che vive di basket e che non ha avuto squadre di basket a un certo livello da un bel po' di tempo. La Dinamo perché ha una comunità proprio sua intorno, il basket goriziano è un altro basket molto importante. Ultimo possesso del terzo quarto, Chiesurin, 5 secondi alla sirena, fallo, vediamo,
Non ho... Fallo in attacco. In attacco di Tesolin. C'era Davide, io stavo guardando la palla. Sì, c'era. Tesolin stava... Era un misto tra uno smarcamento e un blocco e quindi è diventato un blocco in movimento. Giustamente era avvisato, Coco aveva anticipato il movimento. 5 secondi per chiudere il terzo quarto. Nanut un secondo, si prende la tripla proprio sulla sirena, non va il suo tentativo conclusivo. Allora terzo quarto che si chiude con la Dinamo in vantaggio di una sola lunghezza, 58 Gorizia, 57 Sacile. Finale bellissimo, tutto da vivere qui su YouBasket, qui da Tolmezzo, qui con Matteo Cossoni e Davide Galli. E proprio Davide Galli ha qualcosa da dire su questo terzo quarto. Sì, è stato il terzo quarto che, a rispetto di quello che erano state le premesse dei primi due quarti, ha visto entrambe le squadre realizzare molto meno ed entrambe le squadre anche tirare peggio. Belinvia ha potuto fare un tiro solo, la Dinamo ha fatto 3 su 10, 3 su 9 da 3 punti. Sacina ha iniziato a perdere palla, ogni tanto qualche spaziatura è stata ristretta. Diciamo, le due difese, ora che ci si avvicina al punto vero della partita, iniziano ad alzare anche il loro livello e si scaldano gli animi anche nel pubblico, Davide. Sì, esatto, la cornice di pubblico è stupenda e soprattutto è molto rumorosa, molto calda anche, molto calda, molto organizzata, molto partecipe, ed è una cosa che non capita spesso in Serie D e che è bellissimo vivere sia da tecnicisti che sicuramente da giocatori. Ancora i giocatori della Dinamo a colloquio da Colussi, e non deve essere facile neanche per lui arbitrare questa partita. Federico Bullara contro Fabbro, cercato ancora Nanut, uno contro uno contro Tesolin. Guardate Tesolin come disturba l'azione offensiva di Nanut. Scarico per Tomadini, extra pass per Bullara da tre punti, corto sul primo ferro. Allora Chiesurin dal bello. Bovolenta si butta dentro, subisce il fallo, andrà in lunetta. Bovolenta in questa partita è stato molto bravo, ogni situazione in cui lui è bravo a far perdere il ritmo alla difesa, lui prende la palla, guarda in giro come se l'attaccare fosse l'ultima cosa che gli interessa e poi parte e riesce in questo caso a sorprendere l'avversario e a subire dei falli, in questo caso un fallo di Bullara che andando avanti potrebbe anche diventare importante. Insomma, questa gita in lunetta è abbastanza importante perché potrebbe permettere a Sacile di mettere il naso avanti. Vediamo. Buono il primo per Bovolenta. Allora 5-8, parità perfetta con 9-32 da giocare in questo ultimo e decisivo periodo a Tolmezzo nella seconda semifinale. Si rimane in parità. Rimbalzi in attacco però di Bovolenta. Allora palla per Fabbro, un po' avventato questo tentativo del numero 11, palla persa. E allora palla Dinamo nella prima semifinale, ricordiamo, grande sorpresa, Cervignano ha sconfitto la favorita Casarsa garantendosi un posto nella finalissima di domani. Qui fallo di Bovolenta su Nanut. Sì, qui fallo di Bovolenta su Nanut che si sa che è aggressivo. Qui è stato bravo Nanut a prendere il tempo perché sapeva che sarebbe arrivato al raddoppio, ma non sono sicuro, infatti adesso hanno cambiato marcatura, che sia bene che Bovolenta marchi Bullara perché Bovolenta raddoppia, Bullara poppa e si subisce un tiro da tre punti. Federico Bullara si prende il palleggio, arresto, tiro! Non può sbagliare questo movimento Federico Bullara, mamma mia Federico Bullara! Che canestro con zero spazio e viene fischiato un fallo lontano dalla palla a Patrick Nanut. Quindi tripla buona, convalidata, ma fallo di Nanut. Fallo di Nanut che apparentemente ha spinto, penso proprio Tesolin, il giocatore che lo marca. Rimessa Sacile, più 3 Dinamo. Dal bello per Chiesurin, trovato ancora in post alto Bovolenta. Scarico per Dal Bello, rischia di perdere il controllo del pallone, si torna da Bovolenta, Coco su Tesolin nella zona di Gorizia, bel passaggio di Tesolin per Bovolenta, altri due per il 21, Tesolin sta giocando una grandissima partita. Tesolin sta giocando una partita molto lucida, molto intensa, quella delle sue,
e sta facendo lavorare un sacco sia l'attacco che la difesa. Nanut proprio contro Tesolin rischia di perdere il pallone, pallone che resta nelle mani invece dell'arciere Coco, palla sputata dal ferro e allora Sacile ha la palla del sorpasso. L'arbitro ferma il gioco perché c'è da asciugare il parquet, giustamente anche per prevenire eventuali infortuni. Esce proprio Coco ed entra Piras. Chissà, Tesolin sta mostrando molto una cosa che difficilmente gli altri riescono a far punire, cioè le sbracciate, i contatti extra che causa Nanut mentre attacca uno contro uno. Però nessun arbitro l'ha ancora ravvisato. Vediamo se entro la fine della partita tutte queste, questo, diciamo, questo lavoro di Tesolin verrà ripagato con almeno un fallo in attacco, perché obiettivamente Nanut, per farsi spazio, non essendo più velocissimo, si aiuta anche con, diciamo, dei mezzi esperti un po' da vecchia volpone, che però non sono esattamente regolari. Uno su tutti forse quel movimento di mettere la palla davanti sul petto del difensore per spostarlo e crearsi lo spazio per tirare. Queste sono cose che non si insegnano, che si imparano in anni e anni di esperienza ad alti livelli. Chiesurin proprio contro Nanut, alla fine l'ultimo a toccare è Roberto Bullara e la rimessa sarà per Sacile. Della nostra postazione era abbastanza evidente l'ultimo tocco del 12. Sì, secondo me c'erano gli estremi per il quarto fallo di Nanut, che si era girato di spalla a difendere, una cosa abbastanza insolita. Bovolenta contro Roberto Bullara, dal bello senza pensarci su due volte, si prende il tiro da tre punti, sbaglia, alla fine lotta a rimbalzo, sarà rimessa per la Dinamo. 8 minuti e 3 secondi al termine, adesso la partita sta diventando sempre più tesa. Ed eccolo qui il capitano goriziano con la palla in mano, Federico Bullara. Si butta dentro, scarico in angolo per la tripla di Tomadini. Ero completamente impallato, non riuscivo a vedere di chi si trattasse. Era proprio Stefano Tomadini, detto il Gandhi, che ha trovato questa tripla importantissima del più 3 per Gorizia. Frazione di passi di Tesolin, anche qui chiamata da Patrick Nanut. Diciamo la panchina e continuano a lavorare gli arbitri, prima o poi iniziano a pagare, anche perché gli arbitri stanno attenti su quello che tu gli segnali e dopo un po' iniziano a notarle, quindi se c'era un'infrazione di passi la vedono, mentre magari prima ci prestavano meno attenzione. Assolutamente così. Allora andiamo a vedere un attimo la situazione. 63 Gorizia, 60 Sacile, mancano 7 minuti e 32 secondi, quindi insomma è ancora tutto in equilibrio, è ancora tutto in bilico qui a Tolmezzo in questa seconda semifinale. Davide, quale potrebbe essere la chiave per l'Humus Sacile per cercare adesso di riagguantare il punteggio e poi trovare lo sprint decisivo? Una cosa che Sacile non sta più facendo è eseguire i propri giochi. Diciamo, loro nel corso della loro stagione, soprattutto nella parte finale, hanno tralasciato molto i giochi, quelli di continuità, per i giochi a obiettivi a breve termine. All'inizio di questa partita sono stati molto bravi a eseguire giochi più lunghi e adesso invece si stanno affidando più all'uno contro uno, a delle situazioni un po' più estemporanee, cosa che invece è il gioco della Dinamo. Attenzione, rischio di palla persa per la Dinamo, riesce in qualche modo Patrick Nanut a salvarla contro Bovolenta, contro Dalbello, grande difesa del numero 8, 5 secondi per andare al tiro, eccolo qui il movimento di Nanut che porta la palla sul petto del difensore, si crea lo spazio, tira rimanendo sospeso in aria per qualche secondo e trova il canestro. Tra altre cose è il primo canestro di Nanut nel secondo tempo. Chiesurin per Bellinvia che da un po' che non si prende un tiro da tre punti e questo era importantissimo. Gran canestro di Bellinvia a rispondere subito all'iniziativa di Nanut e a mantenere a meno due l'Humus. Meno due Sacile, Federico Bullara in possesso, doppio blocco, riceve Roberto Bullara, blocco di Tomadini per lui, si butta dentro il veterano, che giocatore, che giocata. A volte, come si sente dire dal pubblico goriziano, quel signore là è da Serie A.
E da Serielo è stato per un bel periodo, e qui proprio Roberto Bullara va a commettere fallo antisportivo, però questo fischio sinceramente non ne vedo l'utilità in questo momento. Lui è andato a ostacolare il tiro, mancano 6 minuti, la partita in bilico, è un fischio un attimo, ma un fischio che poteva non starci secondo me. Sì, probabilmente era un fischio che poteva non starci, adesso io non so, perché noi eravamo un po' distratti, diciamolo, questa azione. Se magari anziché tirare la classica mannaiata ha invece trattenuto un po' il braccio, in quel caso lì è anche una cosa pericolosa e non è per giocare la palla, perciò potrebbe anche starci. 1-2 allora per Dalbello. Chiesurin per Bellinvia. Adesso infuriato il pubblico di Gorizia con la coppia arbitrale. Bellinvia, bellissima questa azione, bellissima anche la stoppata di Piras su Alberto Bovolenta. Grande recupero però per Fabbro su Bullara. Fabbro che arriva fino in fondo. Bruttissimo appoggio, brutto l'ultimo appoggio di Fabbro, che non è riuscito a trovare l'energia per andare su, ha commesso un errore imperdonabile. Fabbro per un attimo ha pensato, all'inizio voleva andare ad appoggiare, poi ha pensato no, quasi quasi vado a schiacciare, alla fine ha fatto la classica via di mezzo. Spero però che questa situazione non abbatta il morale di Simone e che lui continui a rimanere in partita, perché è importante in questo matchup. È molto importante perché Simone Fabbro è un giocatore importantissimo, abbiamo già detto le sue cifre, quasi 15 punti di media, 7 rimbalzi, 16 di valutazione di media partita, un giocatore fondamentale per la squadra di coach Brecciaroli. Però errore davvero grave quello dell'ex Aviano e Sistema. Si gira Nanut, scarico per Tomadini, prova a buttarsi dentro, lì non c'è spazio, allora arriva la palla persa. Gran recupero di Bellinvia, prova a correre Sacile, qui attenzione perché Federico Bullara nel tentativo di intercettare il pallone è franato contro il corpo di un bambino. Tutto a posto perché il bimbo si è alzato, nessun problema. Esatto, abbiamo visto Tomadini per l'ennesima volta, riceve un passaggio, ci sarebbe l'extra pass, forse unico, che passaggio, forse unico giocatore della Dinamo che non ha piacere a fare l'extra pass, cioè riceve la palla e preferisce, anche quando ci sarebbe un compagno più libero, prendere il tiro lui. Due liberi per Tesolin, servito alla grande da Chiesurin, l'hai anche sottolineato Davide. Però sbaglia Tesolin. E adesso io ti chiedo, Davide, di controllare un po' la percentuale di liberi di Sacile, perché non mi sembra così ottimale. Potrebbe essere anche questa una chiave di lettura del match, con Nanuta adesso in possesso di palla e Gorizia sopra di due. Qua Tesolin prova a mostrare un'irregolarità di Roberto Bullara, alla fine fallo subito da Nanut. E qui il pubblico è praticamente in campo. Stavamo dicendo dei tiri liberi di Sacile, approfittiamo di questo parapiglia per andare a vederla. 12 su 27 ai liberi per Sacile, una percentuale da esordienti. Non so, io non alleno esordienti, tu li hai allenati, è una percentuale da quel livello? Assolutamente simile alle percentuali che si vedono in un campionato esordienti o under 13. Tomarini, tripla difficile. Alla fine magia di Nanut che riesce in tuffo a deviare la palla sui piedi di Tesolin, a conquistare una rimessa con 5 minuti e 7 secondi da giocare nell'ultimo quarto e la sua squadra che conduce di 2 punti. Roberto Bullara ancora per lo stesso Patrick Nanut, che di queste situazioni in carriera ne ha giocate tantissime. Si prende il tiro da 3 punti da lontanissimo, qua non trova neanche il ferro, però insomma è un tiro nelle sue corde. C'è uno di quei tiri un po' fuori copione che però fanno parte del suo gioco, un po' come quelli di Steve Curry. Sbaglia, è ridicolo, segna, è un fenomeno. Bovolenta cambia il lato per Chiesurin, cercato Fabbro, sotto per Bovolenta, tentato il Daievai tra Bovolenta e Fabbro. Qui Nanuta ha provato a scippare il pallone a Bovolenta e ha commesso il proprio quarto fallo, se non sbaglio. Sì, quarto fallo a 4:43 dal termine e con il punteggio in bilico, attenzione che potrebbe esserci anche
l'ipotesi supplementare. Sì, esatto, la partita è in estremo equilibrio. E il supplementare... Mamma mia! Chiesurin! Davide, ma tu hai notato che ogni volta che ti passo il microfono succede qualcosa di incredibile? Sì, ma è già un paio di partite che succede, quindi... Adesso sono io probabilmente che porto sfortuna. Vediamo qui Bullara da tre punti da lontanissimo, infatti non trova il bersaglio. Esatto, quindi gran canestro di Chiesurin, lasciato però colpevolmente libero. Durante tutto l'anno ha messo canestri di questo tipo. Tesolin si alza da tre punti, ha messo a posto i piedi, frazione di passi, mentre arriva il timeout, la tripla di Chiesurin, piccolo flashback perché era la tripla del più uno e ricordava molto quella del più uno anche in quell'occasione nella terz'ultima giornata di pool promozione, o penultima, non ricordo bene, in cui Sacile ha vinto contro la Dinamo ottenendo il pass per le Final Four. Esatto, Chiesurin era stato il mattatore della partita anche in quel caso. Ma di più ancora, Chiesurin è stato un giocatore determinante in tutti e due gli scontri con la Dinamo, l'abbiamo detto prima, e a dispetto delle sue medie stagionali Chiesurin ha fatto le migliori partite, mi pare sui 15 di media contro la Dinamo, e in più un giocatore che abbiamo visto per esempio contro Portogruaro in casa, ma in molte altre occasioni, un po' come Belimbi, avere messo su questo tiro anche da distanze siderali, e non si può lasciare libero un giocatore che per questioni anche di corporatura fa difficoltà a battersi in uno contro uno, lasciargli tutto il tempo di caricare, prendere la mira e punirti in questo, in questo modo qua. Finale tutto da vivere qui dal Palasport di Tolmezzo. Più uno Sacile, palla però tra le mani di Gorizia. Federico Bullara. Arriva il blocco di Nanut, cambio accettato da Tesolin. Bullara lo attacca uno contro uno, arriva fino in fondo, fallo prima, anzi no, vediamo, sì, fallo prima del tiro di Tesolin e quindi rimessa dal fondo per la Dinamo. Non sono sicurissimo di questo fischio, però Tesolin di certo ci sta mettendo molta fisicità e lo stanno attaccando e quindi... ci può stare che rischi di fare dei falli. Federico Bullara contro Fabbro, si prende il jumper da due punti, canestro importantissimo perché permette a Gorizia di rimettere il naso avanti sul 69 a 68 mi sembrava il punteggio, mentre Bellinvia si alza da tre punti, ma mi sembrava che Gorizia fosse sotto di un punto. Non lo so, vedremo se adesso... Sì, ecco, infatti, 69-68, il punteggio per qualche istante era stato di 69-70, invece adesso Bullara ha la possibilità di allungare con il palleggio, arresto, tiro da tre punti, cercato il canestro con l'ausilio del tabellone, assist splendido di Chiesurin dietro la schiena per i due punti di Tesolin. Grande assist davvero qua di Andrea Chiesurin, mamma mia. Che prontezza di spirito Chiesurin, io l'avevo detto che questa partita poteva essere la sua, si gioca al suo ritmo e al suo ritmo, lui con i suoi fondamentali è un giocatore incredibile. Fallo qua di Bovolenta, Sacile in bonus, allora due liberi per Nanut, ma adesso si gioca veramente punto a punto, sorpassi contro sorpassi, quarto fallo per Bovolenta nel frattempo, altra... nota importante, dicevamo però sorpassi contro sorpassi, la partita è bellissima. Sì, la partita è incredibile, stanno tutte e due le squadre stanno giocando con grande intensità, ma non a discapito dei bei movimenti, del bel uno contro uno, dell'equilibrio dei giocatori, quindi a dispetto magari della partita di prima che era pura intensità, pura garra, questa partita qua c'è anche molta tecnica, molto equilibrio, un ritmo diverso, ma comunque è bellissimo. 2 su 2 per Nanut, freddissimo il numero 10 a riportare avanti Gorizia. Tesolin per Bovolenta, cambia al lato da Chiesurin, cercato Bellinvia, può pensare al tiro, sfidato tra l'altro da Nanut, si butta dentro fino in fondo, non trova il bersaglio, rimbalza alla fine, è contestato ma è catturato dalla Dinamo e la palla è nelle mani di Nanut.
il giocatore che vorresti avere in queste situazioni è proprio Patrick Nanut. Contro Tesolin si arresta da tre punti, importante corto sul primo ferro, ma proprio Nanut segue a rimbalzo, alla fine fallo, e se quello di prima era antisportivo deve essere antisportivo anche questo, secondo me. La scelta di non fischiare l'antisportivo a mio avviso è giusta. Ovviamente nel metro utilizzato nella situazione precedente, allora sarebbe dovuto essere stato applicato anche in questa situazione. Come ti ho detto, l'azione precedente non l'ho visto, ho soltanto potuto ipotizzare il fatto che magari abbia trattenuto, è l'unica cosa giustificabile, altrimenti non è mai antisportivo. Questo qui è vero, è stato un contatto che è arrivato in faccia, ma secondo me era un contatto in cui, un contatto di gioco normale che ci stava, magari era un po' eccessivo per come è venuto fuori a causa dell'equilibrio precario dell'azione, ma fallo normalissimo. Sia chiaro, non stiamo criticando l'operato arbitrale, tra l'altro Colussi e Gorza stanno disputando un'ottima partita, ma cerchiamo anche ai nostri telespettatori di far capire un po' qual è l'andamento, quali possono essere le letture, i metri durante l'arco di un'intera partita, come un arbitraggio può essere anche magari condizionato da qualche protesta e il perché anche di queste proteste, no? Sì, esatto, diciamo che per dire qua, ovviamente Nanut, quello che sta ancora chiedendo è: ma cavolo, prima mi hai fischiato un dispositivo contro, perché questo non lo è? E dal punto di vista del giocatore che vive la partita, le due situazioni, forse addirittura questa è peggiore di quella di prima. Due liberi ancora allora per Nanut, che può dare un possesso pieno di vantaggio alla sua Dinamo. Buono il primo. Buono anche il secondo. ...18 punti per Nanut. È arrivato un fallo commesso da Tomadini. Si arrabbia molto Nanut con il suo compagno di squadra perché concede due punti facili, gratis, senza neanche dover sprecare del tempo a Sacile. E ovviamente vengo smentito, un solo punto per Chiesolin, uno su due per lui. Rimbalzo di Roberto Bullara, apertura per il figlio Federico. Su di lui Fabbro, cercato Nanut, che va fino in fondo ad appoggiare altri due punti nella sua partita, sono i punti numero 19 e 20. Nanut si è caricato totalmente la squadra sulle spalle in questo momento. Sì, esatto, sta giocando tutti i palloni lui, manda via i compagni, vuole giocare lui e sta facendo la scelta giusta. Fallo qui di Piras. Ancora Nanut a farsi sentire coi compagni, giustamente, quello che lo contraddistingue nel suo ruolo di leader di questa squadra, no? E da Nanut ti aspetti anche questo, devi aspettartelo. Sì, esatto, anche perché Nanut sta usando molte più energie di quelle che di solito usa in una partita normale. Si sta impegnando molto, si sta mettendo tutto quello che ha, e allora vedere i propri compagni che fanno degli errori non lo rende contentissimo. Siamo nel momento della verità, Davide. Chiesolin è a 0 su 2 negli ultimi due tentativi dalla lunetta. Vediamo se mette il terzo. 0 su 3, questi sono tre errori pesantissimi. Come pesante questo rimbalzo di Bovolenta e questo fischio. Fallo in attacco di Bovolenta, quinto per lui. Significa anche palla persa per Sacile. Noi da qui non possiamo vederlo, ma dalla reazione di Bovolenta qualche dubbio c'è. Sicuramente qualche dubbio c'è, ma diciamo che è molto difficile che uno sia convinto di aver fatto hooking, anche perché se c'è una chiamata possibile questa è. Certo, era una situazione un po' strana e di certo condizionante per la partita. Nanut addormenta il pallone, vuole fare in modo che il tempo passi il più possibile in questo finale. 4 secondi per andare al tiro, passaggio avventato di Nanut, rimessa in attacco per Gorizia, tempo però sul cronometro di 24, un solo secondo per tirare. Allora andiamo a vedere cosa si inventa Gorizia. Gran palla e canestro è buono ed è un canestro di importanza pazzesca.
cosa si è inventata la Dinamo, cosa si è inventato Nanut. Sì, era chiaramente una cosa pensata, hanno anche parlato tra di loro, ma sinceramente era completamente fuori tempo, non so come l'arbitro abbia potuto dire. Forse perché il tempo è partito in ritardo, perché io ho sentito la sirena e la sirena è arrivata dopo il rilascio del pallone. Secondo me la sirena invece ha proprio suonato all'inizio, che lui aveva ancora la palla in mano. Non lo so, andremo, ovviamente abbiamo le immagini, potremo controllare tutto questo. Ovviamente c'è un rumore assordante dentro il Palasport di Tolmezzo per le grandi tifoserie, quella della Dinamo organizzata e che da tutto l'anno ha abituato i suoi a un grande sostegno, ma anche quella dell'Humus che si è presentato qui alle Final Four con un discreto seguito di pubblico. Vedremo sicuramente questa situazione, se ne parlerà, perché questo canestro è stato di importanza fondamentale nell'esito di questa partita. Più 6 Dinamo, 1:17 da giocare. Chiesurin, vediamo come si gioca questo possesso. Sacile, tiro da 3 punti importante, airball di Dalbello, e la faccia di Nicola Dalbello è quella di un giocatore che sa di aver fallito un tentativo che era davvero importante. Sì, diciamo che se non è l'ultimo tiro come speranza per il Sacile in questa stagione, poco ci manca. Vediamo allora, può essere il colpo del KO questo possesso per la Dinamo, che potrebbe sancire l'uscita di entrambe le compagini pordenonesi da queste Final Four prima dell'ultimo atto. Fallo di Dalbello, 2 liberi per Nanut. Quinto fallo di Dalbello. 50 secondi al termine dell'incontro. Sacile 71, Dinamo 77. Nanut la può chiudere. D'altronde, Davide, in una partita del genere, con questa importanza della posta in palio, in questi finali punto a punto, poi l'esperienza fa la differenza. Esatto, l'esperienza fa la differenza. E diciamo che ci sono state due situazioni in particolare, oltre a la percentuale dei tiri liberi fondamentale, su cui il Gorizia ha fatto chiaramente la differenza. E ci sono state, diciamo, le ultime due decisioni anche arbitrali che hanno condizionato, quella della sirena e quella del quinto fallo di Bovolenta, che sono state forse le due ancora più decisive di questi ultimi 30 secondi. Palla 2, rimessa a Sacile, 31 secondi, più 7 per la Dinamo, potrebbe terminare qui la stagione dell'Humus Sacile, stagione comunque vincente che ha visto la compagine di Brecciaroli chiudere al primo posto la prima fase. Tesolin prova a tenerla viva, solo tabella per lui, rimbalzo di Fabbro, meno 5 Sacile. Nanut, trovato Tomadini che si invola in contropiede, vola fino in fondo ad appoggiare i 2 punti del più 7, a chiudere virtualmente l'incontro. Tesolin senza perdere tempo, 10 secondi al termine, 80-75, ma possiamo dirlo, la Dinamo con tutta probabilità vincerà questa partita. Ci saranno 2 liberi per Federico Bullara, la Dinamo che quindi allunga la propria stagione, si giocherà la finalissima per salire in C-Silver contro Cervignano nella partita che andrà in scena domani alle 18:30 qui a Tolmezzo. Sacile invece termina una stagione comunque soddisfacente, una stagione da neopromossa in cui era partita con l'obiettivo minimo della salvezza, alla fine è arrivata qui alle Final Four. Paga sicuramente un po' di inesperienza in questo finale, paga soprattutto una terribile percentuale ai liberi, 13 su 31, ed è una percentuale insufficiente a questi livelli. Non prende niente il tiro da 3 punti di Chiesurin, finisce qui, tripudio per la Dinamo con i tifosi che quasi entrano in campo, abbracci tra i giocatori. Non è d'accordo Tesolin, sappiamo la frustrazione è molta in questi momenti, va a dire qualche parola di troppo, rischia forse anche una sanzione, ma il risultato è 82 Gorizia, 75 Sacile, è il risultato, Davide, non può cambiarlo nessuno. No, esatto, qualunque protesta adesso è superflua, e
entrambe le squadre hanno giocato una grande partita, la Dinamo alla fine è stata più decisa, più concreta nei momenti finali e questa qui è l'unica cosa che conta. E allora finalissima tra Cervignano e Dinamo Gorizia, domani alle 18.30 seguiremo anche quella partita qui su YouBasket. Davide, vuoi dare qualche cifra? Allora un attimo devo contarle. Belinvia ha fatto 17 più 3, 20. Fabbro ha fatto 16. 16 punti quindi per Fabbro, 20 per Belinvia. Migliore in campo? Migliore in campo direi Patrick Nanut, che si è preso la squadra sulle spalle offensivamente e ha deciso tutti gli ultimi possessi. Ed è anche miglior realizzatore, miglior assistman con 7 assist, insomma una partita tutto tondo da parte di Nanut. 21 punti per Nanut, 7 assist, e lui il migliore in campo in questa Dinamo Gorizia. Humus Sacile, noi facciamo i complimenti all'Humus che ha disputato una grandissima stagione, ma facciamo i complimenti soprattutto alla Dinamo che domani si giocherà la finalissima, si giocherà il tutto per tutto contro Cervignano. È tutto da Tolmezzo, ci vediamo e soprattutto ci sentiamo domani alle 18.30 per la finalissima. Punteggio finale 82 Dinamo 75 Humus Sacile, un saluto e un ringraziamento da Matteo Consonni e da Davide Galli. Ciao a tutti.